Ben ritrovati a voi tutti, cari amici dal sottoscritto Nicola De Lucia, la Deluxe Television. Ora parliamo di Raw e anche in generale di WWE. Innanzitutto, un attimo la regia. Sì, allora, PW Insider dice, mormora che Big Show, il gigante buono, potrebbe tornare nella puntata di Raw di domani 17 febbraio. Per far cosa? Non sappiamo, così si dice. Poi passiamo al momento un attimo a SmackDown. Dopo la puntata di ieri, sabato, cioè di venerdì 14 febbraio, c'è stata una sfida titolata tra The Fiend Bray Wyatt e King Corbin in un match valido per il titolo universale, dove Bray Wyatt si è sbarazzato di King Corbin in poco più di 3 minuti, ha annunciato il ritorno di Rusev che lotterà domani nella puntata di Raw con Umberto Carrillo contro Bobby Lashley e Angel Garza in un 2 contro 2. Torniamo a SmackDown. Mannaggia. Torniamo all'ultima puntata di Friday Night SmackDown Live che ha fatto registrare 2.481.000 telespettatori. Il risultato è in leggero ribasso rispetto a quello di settimana scorsa, quando lo show blu registrò 2.547.000 telespettatori. Ecco come sono andate le 2 ore: la prima 2.521.000, la seconda 2.442.000. Ultima notizia. Il giornalista Brad Shepard ha rivelato che molto presto potremo vedere a Raw il ritorno di Henry Smith. Henry Smith ha sorpreso molti fan quando è apparso questa settimana a WWE The Bump, una rubrica che va in onda live sul canale ufficiale YouTube della WWE, e si è unito a Natalya e Tyson Kidd per ripercorrere le imprese della famiglia Hart. Quindi molta carne al fuoco, come sempre in casa WWE. Noi ci vediamo per altri video dopo. Ciao!